C'erano anche Antonio Di Gennaro, Gerson, Vincenzo Tavarilli, Pietro Maiellaro, Michele Andrisani e Gigi Anaclerio alla quarta edizione del Trofeo Mimmo Bucci. La manifestazione è dedicata al giovane cantante barese vittima di omicidio stradale la sera del 14 maggio 2007. La cosa bella è che dopo 16 anni che Mimmo non c'è più, grazie a queste manifestazioni, grazie a tutti gli amici, grazie all'impegno di Tempo Libero, di Sergio Fanello, dell'Aeronautica dei Militari che ci ha messo a disposizione questa struttura, si ricorda ancora il nome di mio figlio, è una cosa che ci riempie d'orgoglio. Mimmo era prettamente un musicista, però non disdegnava nemmeno. In un'ultima intervista che lui ha fatto a un giornale sportivo, gli hanno chiesto: per te che cos'è lo sport? E lui ha risposto: è un agglomerato di colori e di gente che si vuole bene, che gioca per tutti e per le cose belle della vita. Il quadrangolare è giunto alla sua quarta edizione e ha visto di fronte, oltre alle vecchie glorie del Baricalcio, la rappresentativa del terzo reparto genio dell'aeronautica militare, Unicomune e la squadra Amici di Mimmo. La manifestazione rappresenta da anni un'occasione per ricordare il giovane artista scomparso e insieme promuovere attraverso lo sport valori di aggregazione, solidarietà e amicizia. E si parte al via il quarto trofeo dedicato a Mimmo Bucci. È un giorno importante anche perché ricordiamo i 100 anni di aeronautica militare, 100 anni di storia, di passione, di grande spirito di sacrificio che sono anche i valori dello sport e della solidarietà. Infatti coniugare questi valori anche con la giornata in ricordo di Mimmo Bucci per noi è molto importante. È un trofeo che abbiamo il dovere tutti insieme di far crescere di anno in anno. Quest'anno ho pensato in particolar modo di ricordare, di dedicare questo trofeo, questo quarto trofeo a due persone che nelle passate edizioni erano con noi, che ci guardano da lassù e che vanno sotto il nome di Gian Nicolai Emma, del maestro Gian Nicolai Emma e del mister Gigi Prisini, vero maestro di calcio.